Due uomini terrorizzarono la frontiera americana nel XVIII secolo per puro desiderio di sangue. La macabra storia di Micajah Big Harp e Wiley Little Harp è intrisa di sangue e mistero. Girovagando per le terre selvagge americane, alla fine del 1700, si diceva che la coppia avesse massacrato un numero sconvolgente di uomini, donne e bambini fino a quando furono finalmente arrestati. Oggi molti ritengono che Micajah e Wiley siano i serial killer americani originali, sebbene siano soprattutto definiti come gli Harp Brothers. Alcune fonti dicono che fossero cugini. I loro padri erano due fratelli che erano migrati dalla Scozia nel 1759, cambiando il nome da Harper in Harp. Erano due Tories, ovvero due dei tanti coloni americani che combatterono per gli inglesi durante la rivoluzione. I ragazzi crebbero vicino a Orange County, nel North Carolina. Micajah si guadagnò il soprannome di Big visto che sovrastava su Wiley Little Harp. Quando iniziò la guerra d'indipendenza, si disse che i fratelli si erano uniti a una banda di stupratori motivata più dalle cattive intenzioni che dal desiderio di sostenere la corona britannica. Brutalizzarono giovani donne, assassinarono patrioti, bruciarono fattorie. Secondo quanto riferito, la banda di cui facevano parte gli Harp riuscì a rapire tre ragazze adolescenti. C'era anche un'altra ragazza, ma fu salvata per un pelo da un capitano di nome Frank Wood, che riuscì a sparare e ferire Wiley Little Harp. Nel 1780 i fratelli si unirono alle truppe britanniche per combattere attraverso la Carolina. Dopo un anno i fratelli Harp decisero di trasferirsi alla frontiera e si stabilirono tra la gente Chickamauga, Cherokee, nel villaggio di Nickajack a Chattanooga, in Tennessee, saccheggiando la regione per 12 anni. Si vendicarono del suddetto capitano rapendo sua figlia Susan Wood, la presero insieme a un'altra ragazza di nome Maria Davidson per farne le loro mogli. Le donne furono trattate peggio degli animali, picchiate, tenute in catene e violentate. Si dice che Susan e Maria rimasero entrambe incinte diverse volte durante i loro viaggi. In ogni caso, i fratelli uccisero i bambini. Ci non sono voluti anni di inseguimenti per catturarli e porre fine alla loro follia omicida. Gli Harp Brothers non sceglievano le loro vittime, uccidevano tutti quelli che si mettevano sulla loro strada, uomini, donne e bambini. Non si sa molto sulla vita dei fratelli prima che iniziassero le loro atrocità. Alcuni credono che la loro sete di sangue e di vendetta fosse motivata dal modo in cui la famiglia dei Tories veniva trattata dai loro vicini Patriots, gli americani che volevano l'indipendenza. Anche dopo che gli inglesi si arresero a Yorktown nel 1781, i fratelli continuarono a prestare il loro sostegno agli indiani nei loro attacchi contro i coloni. Poi, nel settembre del 1794, gli Harps in qualche modo si resero conto che i bianchi stavano pianificando un attacco al villaggio di Nickajack. Partirono appena in tempo e trovarono un nuovo accampamento nella Powell's Valley, vicino a Knoxville, nel Tennessee, dove continuarono a saccheggiare villaggi di pionieri. Pochi anni dopo, Micajah e Wiley inizieranno la loro cosiddetta scia di morte. Una follia omicidia in Tennessee, Kentucky e Illinois. Nel 1797 i fratelli squilibrati furono cacciati da Knoxville, nel Tennessee, perché furono sorpresi a rubare maiali e cavalli accusati di qualcosa di peggio. Aver ucciso un uomo, averlo sventrato per appesantirne il corpo di pietre e averlo scaricato in un fiume. Questo sarebbe diventato il metodo regolare con quale gli Harp si disfacevano dei corpi delle loro vittime, un metodo che in seguito li avrebbe contrassegnati come serial killer. Dopo aver lasciato Knoxville, i fratelli continuarono ad agire nel Kentucky, qui uccisero altre persone, quando le autorità iniziarono a fare domande, un albergatore rivelò che erano loro i colpevoli delle uccisioni. Furono inseguiti e alla fine catturati e messi in prigione a Danville, nel Kentucky. Gli Harp non rimasero a lungo dietro le sbarre. In qualche modo riuscirono a scappare. La prima cosa che fecero fu uccidere il figlio dell'uomo che aveva aiutato le autorità a catturarli. Con una taglia di $300 per ognuno di loro, messa dal governatore del Kentucky, James Garrett, i fratelli erano costantemente in fuga.
sulla loro strada verso North Big Harp e Little Harp uccisero altri 5 uomini. Quando arrivarono al sud dell'Illinois, trovarono rifugio in un posto chiamato Cave in the Rock. Questa era la roccaforte di Samuel Mason, un famoso pirata del fiume, capo della banda che attaccava le chiatte che navigavano sul fiume Ohio. Molto presto, la banda dei Mason notò che qualcosa non andava bene con i fratelli. Alcune delle cose estremamente violente e spaventose che facevano alla gente erano troppo anche per questa spietata banda di pirati. Le cose andarono troppo oltre quando gli arpi iniziarono a portare le persone catturate in cima a una scogliera, le spogliavano nude e le uccidevano costringendole a cadere. La banda dei Mason decise che era giunto il momento per loro di andarsene e li allontanò dalla loro fortezza. I malvagi assassini, insieme alle loro mogli e i figli, tornarono in Tennessee. Le uccisioni non si fermarono, anzi, iniziarono a uccidere ancora di più. William Ballard, che fu sventrato e gettato a River. Jane Brussel, a cui fu tagliata la gola, fu trovato su Brussels Knob, e John Graves e suo figlio adolescente, che furono trovati morti con la testa tagliata. Nella contea di Logan, i fratelli uccisero una bambina, una giovane schiava e un'intera famiglia che avevano trovato addormentata nel loro campo. Nel 1797 trovarono casa, una capanna vicino a Knoxville. Qui Little Harp trovò una nuova moglie, Susan Rice, mentre Big Harp si occupava di Susan Wood e Maria. Piuttosto che rallentarla, la famiglia in crescita intensificò la sete di sangue degli Harps. Uccisero 2 uomini nella regione del Tennessee, altri 2 viaggiatori che attraversavano il Kentucky. Nell'agosto del 1798, Big Harp commise il suo crimine più terribile: spaccò la testa di sua figlia contro un albero. Disse di averlo fatto perché lei lo infastidiva piangendo costantemente. Più tardi dichiarò che quello era l'unico omicidio di cui provava rimorso. Una settimana dopo, i fratelli si imbarcarono in una ulteriore terribile baldoria di omicidi. La famiglia Stigall, nella contea di Webster, offrì loro un riparo nella loro casa. Non erano a conoscenza delle persone terribili che stavano lasciando entrare. Quella notte gli Harp uccisero un altro ospite di nome William, il bambino di 4 mesi di Stigall perché piangeva, e la signora Stigall stessa quando urlò dopo aver visto il suo bambino morto. Presto, un uomo chiamato John Leiper organizzò una posse per catturarli. Anche Moses Stigall, padre e marito dei membri della famiglia Stigall recentemente uccisi, si unì a questa battuta. La posse riuscì a ritraggiare gli Harp il 24 agosto 1799. Quando i fratelli furono invitati ad arrendersi, decisero di fuggire. Durante questo tentativo di fuga, Micajah Harp fu colpito a una gamba e poi abbattuto da Leiper. Mentre Micajah stava morendo, confessò 20 degli innumerevoli omicidi che aveva commesso. Dopo la confessione, Moses Stigall tagliò la testa dell'omicidio mentre era ancora cosciente. La testa fu infilzata su un palo vicino alla fattoria di Stigall. Il luogo in cui si trovava la testa è ancora noto come Harp's Head Road. Il fratello di Micajah, Little Harp, riuscì a fuggire e tornò alla Mason Gang. Rimase con loro per 4 anni sotto lo pseudonimo di John Seton, finché non prese parte a un complotto per uccidere e consegnare l'autorità al capo della banda, Samuel Mason. Mason aveva un'enorme taglia sulla sua testa. Harp e James May, un altro membro della banda, lo uccisero, gli mozzarono la testa e lo portarono alle autorità. Sfrente per loro furono immediatamente riconosciuti come criminali ricercati e consegnati alla giustizia. Prima di morire, Harp confessò almeno 20 omicidi. Harp e May furono giustiziati nel 1804. Come avvertimento, la testa di Little Harp fu appesa a un palo in un incrocio a Henderson, nel Kentucky, in seguito chiamato Harp's Head. Susan Wood, Maria Davidson e Susan Rice furono trovati in un campo vicino poco dopo la cattura di Big Harp. Ognuno di loro aveva un figlio al seguito. Le donne furono processate per gli omicidi della famiglia Stigall, ma in seguito furono rilasciate
e fondarono nuove famiglie libere dal brutale controllo dei fratelli. Le azioni brutali dei due fratelli hanno lasciato una macchia permanente sulla frontiera americana, mentre il numero esatto dei morti rimane sconosciuto. I dettagli del sanguinario caso continuano a perseguitare la regione, al punto che molti discendenti degli Arp hanno cambiato il loro cognome in modo da dissociarsi dalla famigerata coppia.